Premetto che in questi anni mi ero rivolta a quattro chirurghi con molti più anni di esperienza professionale del dottore. A parte è impossibile, Barbara. Cioè, chirurghi con più esperienza di me, cioè voglio dire, e più anni di me non esistono comunque. Ciao ragazzi, benvenuti. Lo sapevo, perché mi stanno tirando una cosa, maledetti, infami. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento al quale io tengo molto, cioè le recensioni dei pazienti, delle pazienti che si sono operate. Perché ci tengo molto? Perché per me la recensione è come se fosse la chiusura di un percorso fatto insieme. E intanto aiuta altre pazienti che leggono recensioni a capire qualcosa di più su di noi, su me, sul mio staff e su tutto quello che abbiamo fatto per questa persona in questione. In più mi fa rivivere l'emozione della paziente che si racconta in una recensione un pochettino più lunga. Quindi credo che sia una cosa bella per tutti. Ora, non me le ricordo, le ho lette una volta sola le recensioni, ogni volta per volta, quindi adesso le riviveremo insieme, credo una decina, una quindicina, non lo so, però leggiamole. Stefano Maestrini, 5 stelle, 3 mesi fa, è mio fratello, quindi 5 stelle per forza. Ci sta, ci sta. Mi sembra che 3 mesi fa, che era st'estate, parlavamo e mia zia aveva letto le recensioni delle mie pazienti, allora mio fratello ha fatto: oh, là, a me non ti ho ancora fatto una recensione. Ho fatto: però non so neanche che scriverti. Ho detto: ma tu non ti sei operato. Vabbè, però fa numero. Vabbè, scrivi una recensione. Ha scritto: è mio fratello, quindi 5 stelle per forza. Vabbè, ci sta, dai. Onesto, onesto mio fratello. Allora, questi sono gli argomenti citati spesso dagli utenti. Quindi, tecnicamente, che cosa fanno queste recensioni? Sono tutte raggruppate tramite parole chiave, corretto? Ok, quindi questo appare su Google. Queste sono quindi le parole chiave più usate nelle recensioni. Allora, quindi all'ultimo posto c'è dottore. Vabbè, la gente scrive: bravo dottore, quindi vabbè, dottore, tipo, cioè, tipo sono un dottore, comunque sono un dottore, va bene, ok. Poi ci sta sensazione, e già sensazione molto carina. Il fatto che 5 persone abbiano usato il termine sensazione fa capire che insomma è tutto uno scambio di energie, di sensazioni, spero belle ovviamente. Serenità, serenità, bello, bello perché comunque ricorda il fatto che una paziente durante l'affrontare l'intervento è stata bene, è stata serena e quindi credo una cosa bella. Umiltà, quindi nei miei confronti, quindi che io sono umile, ok, carino, grazie. Sicurezza vuol dire stare in un posto sicuro, ok. 11 persone social, quindi immagino che ci sia la scritta: ho conosciuto il dottore dai social, quindi 11 di queste 200 e passa persone mi hanno conosciuto dai social, perfetto. Vabbè, magari qualcuno l'ha raccontato, qualcuno no, ma molte pazienti mi scrivono attraverso i social, quindi ok, ci sta. Sogno, 16 persone hanno realizzato questo che era un sogno, quindi su tutti questi interventi aver realizzato 16 sogni già è un numero alto, anche se credo che per molte persone sia un sogno fare l'intervento e mi immagino che realizzarlo poi e il fatto che tutto vada bene, insomma, sia una cosa bella. Onestà, ok, il fatto che sono una persona onesta, penso io e tutta l'equipe, quindi grazie. Sorriso perché siamo sorridenti, quindi probabilmente perché mettiamo a proprio agio le persone. E la cosa che è emersa di più quindi è empatia, quindi siamo empatici. Wow, abbiamo fatto pure un video sull'empatia, figo. Allora, bella, l'empatia è una cosa che mi piace raccontarla e che mi piace avere, quindi credo di lavorarci ulteriormente per migliorare sempre questo aspetto, perché per me un medico empatico è quello che un medico dovrebbe essere, cioè empatizzare con l'altra persona vuol dire mettersi nei panni di quella persona. Considerate che sia che effettuo una rimozione di un neo, sia che faccio un intervento molto importante, tratto le pazienti sempre allo stesso modo. Né minimizzo il fatto che una paziente deve togliere un neo e né ingigantisco il fatto che una paziente deve fare un intervento molto complesso. Questo perché? Perché di base ogni persona in quel momento sta vivendo la propria battaglia, quindi giudicare le impressioni, le espressioni o giudicare le ansie di una persona pre-intervento è sbagliato. La paziente va supportata dall'inizio alla fine, dall'inizio del percorso, quindi alla fine del percorso, fino a che non è guarita, quindi questa cosa mi fa piacere. Ci saranno pure quelle peggiori. Quindi ci andiamo a leggere due recensioni, due, tre recensioni al massimo di pazienti, oltre a mio fratello. Quindi chi sarà? Mia mamma e mio papà? Chi mi stai mai rimandare? Cioè, la mia mamma e mio papà non me l'hanno fatto. Allora, Maria Teresa, esperienza meravigliosa, avere un professionista come il dottor Maestrini è rassicurante. Avevo molte paure e molti dubbi, con la sua professionalità e un pizzico di ironia le ho superate e ora mi sento meglio con me stessa. Consigliatissimo. Grazie, bella. In realtà non ho operato questa paziente, ma aspetta, 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 ha fatto solo medicina estetica, quindi che cosa è successo? Che se ci sono esperienze un po' più importanti,
dati, la paziente ovviamente scrive tutta l'esperienza di un certo tipo. Questa è una recensione dove in realtà ci sono dei dubbi e delle paure, però riguarda la medicina estetica, quindi ha vissuto un'esperienza molto molto limitata rispetto all'intervento chirurgico. Quindi mi fa piacere l'ironia, mi fa piacere di aver superato, che la paziente ha superato le paure, quindi è, diciamo, limitata a questo. Ma Veronica, allora, un professionista molto empatico e competente, con il suo sorriso e i modi garbati mi ha messo subito a mio agio, con la sua professionalità mi ha portato ad affrontare con fiducia il mio intervento non proprio di lieve entità. Ho fatto una mastoplastica riduttiva, il dottore si è dimostrato sempre estremamente disponibile, a casa ho avuto un piccolo problema di sanguinamento, il dottore è stato presente per me anche alle 23 della sera, cosa che non è del tutto scontata. Bella questa cosa, grazie, mi fa piacere di essere stato disponibile alle 23 di sera, di solito io dormo alle 21, però quella sera probabilmente non dormivo. No, scherzo, quando opero lascio il telefono acceso, quindi in realtà dormo alle 21, se c'è qualche problema comunque mi sveglio e rispondo. Perché dormo alle 21? Perché c'ho sonno. La sera io c'ho sonno, dopo una certa ora c'ho sonno, mi stanco, la mattina mi sveglio presto, che devo fare? Comunque, questo problema di sanguinamento è perché magari dalla ferita post intervento la sera ci sono delle piccole goccine di sangue, no? Che possono bagnare le medicazioni o possono bagnare il reggiseno. Allora la paziente è più spaventata da un qualcosa che non conosce e magari una parola in più, una rassicurazione ti fa stare in realtà più tranquilla. Quindi mi fa piacere questo feedback, perché vuol dire che anche in un momento di difficoltà per la paziente, anche se realmente non lo era ma era solo una percezione, sono stato presente. Quindi grazie a te, Veronica. Barbara, ho conosciuto il dottor Maestrini tramite social e ho deciso di contattarlo per una visita. Premetto che in questi anni mi ero rivolta a quattro chirurghi con molti più anni di esperienza professionale del dottore. A parte, è impossibile, Barbara, cioè chirurghi con più esperienza di me, cioè voglio dire, e più anni di me non esistono. Comunque, tramite il passaparola di conoscenti, già nel suo studio mi sono sentita a casa, ho conosciuto una persona dal profilo umano non indifferente, un grande professionista che entra in empatia con il paziente e spiega con la massima chiarezza il problema da risolvere. Tutto lo staff è eccellente, disponibile, questo mi fa molto piacere, quando le pazienti raccontano qualcosa di come si sono sentite con tutto lo staff, perché vuol dire che tutte le persone con le quali collaboro sono, diciamo, persone di livello. In ogni momento per toglierti dubbi, ansie e paranoie, con la loro umiltà, empatia e professionalità ti travolgono, facendoti capire che è arrivato il momento di affidarti ad occhi chiusi a loro. Per me sono stati un punto fermo e decisivo dopo anni di ripensamenti. Non potevo fare scelta migliore. Sarò sempre grata al dottor Maestrini e al suo staff. Lo consiglio e straconsiglio. Che bella questa. Forse non l'avevo letta con così tanta attenzione, però mi fa piacere quando le pazienti parlano anche dello staff, quando parlano delle persone che hanno conosciuto dopo aver conosciuto me, perché non è scontato che tutti si trovano bene con tutte le persone con le quali lavoro. Questo vuol dire che il frutto di questa selezione di questi anni è servito a far sì che il mio sogno, cioè quello di lavorare con persone di livello, di qualità e far stare bene gli altri, arriva anche per i miei collaboratori. Quindi grazie Barbara per questa recensione. Non è scontato ricevere tutte queste belle parole, noi abbiamo dato veramente il massimo e spero che tu sia veramente soddisfatta, quindi grazie. Quindi grazie intanto per aver visto questo video, grazie per aver letto insieme a me o ascoltato insieme a me queste bellissime recensioni che mi fanno riflettere tanto, soprattutto sul fatto che stiamo andando sulla direzione giusta e che tutto quello che stiamo facendo ha un senso, ma soprattutto ha un senso farlo con la nostra modalità, ha un senso farlo come lo facciamo noi. Al di là della gentilezza, al di là del conforto che si può dare a una paziente, magari essere gentili non è detto che è tutto quello che serve, perché quello, lo do per scontato, dovrebbe essere la base, però tu puoi essere gentile anche con una persona che non conosci. Quando poi in realtà devi operare qualcuno, devi avere uno scambio umano molto importante, allora lì serve veramente empatia, servono altre competenze, serve che tutto lo staff, quindi tutte le persone, siano preparati per supportare al meglio questo grande evento che poi è l'intervento che la paziente va a affrontare. Non è scontato ricevere queste belle parole, così come non è scontato incontrare sempre persone di livello anche provenienti dai social, quindi persone che non hai mai conosciuto prima. Quindi sono grato a tutto questo, sono grato a voi che scrivete le recensioni e anche a voi che vedete i video. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, scrivimelo nei commenti, se vuoi leggere altre recensioni insieme, se vuoi vedere altri tipi di video, ricordati di iscriverti al canale e cliccando la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video, è l'unico modo per poterne vedere altri, se no giustamente non ti arriva la notifica, giusto? Ciao!